Oggi degustiamo il cisanese del Piglio di OCG dell'azienda Vinea Domini. Il mio nome è Paolo Pera, sono un enologo, nello specifico sono l'enologo consulente di questa linea Vinea Domini, una linea di vini laziali di alta qualità, di alta gamma. Perché la scelta del cesanese? Il cesanese è una varietà a bacca rossa, autoctona del nostro territorio, che in provincia di Roma ospita alcune denominazioni di origine controllata, ma che in provincia di Frosinone, nel Piglio, quindi un paesino insieme ad alcuni comuni limitrofi, dà il meglio di sé. È una varietà particolare, al pari delle grandi varietà rosse, nobili, italiane, è una varietà tardiva che si trova in un ambiente molto in alto e quindi bisogna essere molto bravi a far maturare queste uve, di fatto sacrificandone la resa. È una varietà che dà il meglio di sé a condizione che la pianta non produca più di un chilo di uva, altrimenti si perde in diluizione. È una varietà che generalmente ha un colore non troppo intenso e per questo motivo noi lo sviniamo, noi di Vinea Domini, lo sviniamo quando la fermentazione è appena conclusa già nel legno. Ecco, il tannino del legno ha questa capacità di stabilizzare, di complessare il colore e per questo motivo noi oggi stiamo degustando il 2018, ha ancora un colore bello, luminoso, profondo, sostenuto, molto rubino, violaceo, molto particolare. Il profumo è il classico profumo di frutta rossa molto matura, però associata a questi sentori che sono proprio tipici della varietà, abbiamo i sentori che provengono dall'affinamento in legno. È un affinamento in legno nuovo, in barrique, e quindi la barrique cede i suoi composti che vanno sotto diversi profumi, lo speziato, il mentolato, se volete un po' l'odore antiromatico, di tostato, di grigliato, di torrefazione, quindi il sentore di caffè e di cacao è molto forte. Lo assaggiamo, quindi concludiamo la degustazione con l'assaggio. Noi di Vinea Domini cerchiamo sempre di produrre vini che hanno una grande bevibilità, che siano molto molto equilibrati. Ecco, il cesanese, che in generalmente è una varietà molto molto ruvida, in questo caso noi lo stiamo bevendo dopo qualche mese dall'imbottigliamento, ha già dei tannini che sono molto addomesticati, è un vino quindi molto equilibrato, con un'acidità che è in perfetta sintonia con gli elementi della morbidezza.